Ciao ragazzi, bentornati sulla mia pagina e sul mio canale YouTube. Oggi parliamo di una piccola domanda che è stata fatta sul mio gruppo di Facebook, quindi se volete andare potete iscrivervi sul mio gruppo di Facebook, trovate le istruzioni qua in descrizione, lo si fa tramite il mio sito, ok? Inoltre nel mio sito trovate tanti video organizzati per categorie, oppure potete trovarli tramite la funzione di ricerca sul mio canale YouTube. Sono più di 1100 video, quindi è probabile che quello che state cercando sicuramente ci sia un po' di buona volontà. Oggi parliamo di cosa succede, cosa devo fare se ho una simmetria di forza in un esercizio. Molto spesso, se guardate i piegamenti in verticale, i piegamenti a terra, le trazioni in verticale, eccetera, eccetera, anche le dip, succede di vedere persone che hanno delle asimmetrie di forza. Che cosa è consigliabile fare in queste situazioni? Innanzitutto dovete capire che cosa origina l'asimmetria e in quel caso magari un'anamnesi funzionale da un fisioterapista, se non c'è presenza di dolore, ok, può essere una buona cosa, e a quel punto si va a correggere il tiro, nel senso che si allunga quello che è rigido e si va a magari accorciare leggermente qualcosa che invece è lungo e debole. Che cosa puoi fare poi in pratica negli esercizi dove abbiamo la simmetria? Il mio personale consiglio è di innanzitutto considerare una possibile progressione dell'esercizio che volete fare, e voi attualmente siete nello step finale di questa progressione e lì c'è una certa simmetria. Il mio consiglio è regredire fino a quando trovate quello step dove voi siete simmetrici e rimanere in quello step, ok? E cercare di volta in volta di andare ad aumentare il numero di ripetizioni dove potete andare a mantenere la simmetria. A quel punto significa che non solo probabilmente i muscoli che prima erano asimmetrici tendono ad avere una forza che tende ad essere abbastanza pareggiata, ma soprattutto che le tensioni che impedivano una maggiore espressione da parte del muscolo debole tendono ad essere ridotte, e di conseguenza vedrete che andando avanti, probabilmente riprendendo la vostra strada sulla progressione, vedrete che i movimenti tornano ad essere più belli esteticamente. Quindi piccolo consiglio su come trattare le asimmetrie, adesso non vi resta che metterle in pratica. Ciao ragazzi!